intorno a 6 mesi, 6 mesi e mezzo di vita. Bene, grazie al nostro dottor Fagioli. Ecco i fagioli, fagioli, buoni fagioli, eh. Buoni, ma possono mangiarli i fagioli i nostri bimbi? Forse non i primi mesi, ma dopo sì, perché fanno bene, fanno bene. Allora, adesso invece andiamo a sentire la nostra psicologa per quello che riguarda mio figlio Balbetta. Questo è un problema. Ma andiamo a sentire lei che cosa ci dice, che cosa ne pensa. A volte capita che un bambino balbetti, beh, il balbettio che è il primo linguaggio, tra l'altro, se voi sapete, del bimbo, perché il linguaggio si chiama linguaggio del balbettio e della lallazione. Quando il bambino comincia a dire le prime parole e a comporle, e allora dice mamma, dice papà, a quel punto il bambino inizia la sua conoscenza, il suo apprendimento della parola. Però può capitare che poi questo balbettio continui e continua per altri motivi, perché i motivi possono essere motivi psicologici, può aver avuto un trauma, può aver avuto una paura forte e allora il genitore si preoccupa. Quindi che fare? Ci sono delle situazioni che riguardano uno stato d'animo e allora il genitore è opportuno che vada da uno psicoterapeuta che possa aiutare, da uno psicologo infantile soprattutto, che possa aiutare prima di tutto il genitore a stare vicino al bambino. Pensate che sono il 20% di bambini che possono avere questo problema, però il balbettio comunque ricordatevi che può passare improvvisamente. Allora non abbiate timore. Con l'affetto, con lo stare vicini, mai sgridare il bambino quando balbetta, anzi cercare di utilizzare una terapia di rinforzo. Vuol dire quando il bambino non balbetta o quando il bambino riesce finalmente, e sarà lui stesso ad essere felice di questo, a non balbettare, allora a quel punto aiutatelo, fategli dei complimenti, dategli un regalo, dite che è stato bravo e così via. Quindi, aiutatevi e fatevi aiutare. Bene, grazie alla dottoressa Bozzi, ma adesso andiamo a sentire il terzo argomento, che è quello che riguarda direttamente la maestra, le maestre e i genitori, quindi l'importanza di una stessa linea educativa. Ascoltiamo la signorina Mimma. Diciamo che per un bambino è il massimo avere due genitori che lavorino in parallelo e forse si destabilizza meno avendo un'unica linea educativa e quindi qui gioco forza il rapporto insomma tra padre e madre, cioè quindi è importante la loro unione, collaborazione educativa insomma, perché spesse volte poi i bambini se vanno dalla madre ottengono un sì, vanno dal padre e si sentono dire un no, pensano che magari il padre sia un po' il cattivo della situazione mentre la madre no, invece bisognerebbe discuterne magari privatamente e fare delle scelte in modo di avere un'unica linea educativa. I siti sono www.genitorinostaggio.com e questo è uno, oppure www.5stelletv, che poi tra l'altro è l'emittente su cui noi appunto trasmettiamo.it, quindi 5stelletv.it. E quindi chiamate, poi vi ricordo anche la linea d'abbigliamento, ecco per esempio questa è una felpa bellissima, anche un po' dimagrante, però anche che mette in risalto il mio décolleté, con tutte queste, appunto con tutti questi bei disegnini, genitori in ostaggio, non so se lo vedete, ecco abbiamo questa linea d'abbigliamento molto carina che io sfoggio in ogni puntata e che mi sta molto bene e che insomma potete trovare sempre scrivendo su questi siti. Allora il consiglio che vi do
questa settimana, e sulla prima pappa, non mi permetto, sul mio figlio Balbetta, perché è una questione molto seria. E l'importanza di una stessa linea educativa, non c'entra da dire, dovete mettervi d'accordo con vostro marito, con vostra moglie, come ci ha spiegato la maestra, la signorina Mimma. Invece su quello della prima pappa, io il consiglio che posso dare è questo. Allora, se i bambini hanno difficoltà, chiaramente non parliamo dei tesoroni dei primi mesi, quelli, vabbè, insomma, ma se ci sono tanti bambini che mangiano tanto e quello va bene, e fanno poi sport, ginnastica, ma ci sono dei bambini che non mangiano, no? Cioè, dicendo qualsiasi cosa, non voglio, non voglio, non voglio. C'è un piatto che secondo me voi dovete provarlo, sicuramente anche più refrattari ai cibi dei nostri bimbi mangiano. E polpette! Le polpette al sugo! Fate le polpette e vedrete che il bimbo, anche attratto dai colori, ma poi anche dalla bontà delle polpette, qualsiasi bimbo che non mangia, alla fine mangerà, e mangerà solo polpette. E che so buone. Ciao, alla prossima. Ciao.